Negli ultimi 17 anni l'Italia è sempre stata in rosso nei suoi rapporti economici con l'Unione Europea. Lo Stato ha ricevuto meno di quanto ha dato. Nel 2000, tra versamenti ed accrediti, la differenza è stata di solo 1 miliardo. Con il passare degli anni questo gap è aumentato. Dal 2008 sono entrati nell'Unione i paesi dell'Est Europa e agli stati più ricchi è stato chiesto di versare cifre maggiori per sostenere lo sviluppo dei nuovi arrivati. Nel 2011 la differenza tra versamenti e accrediti è salita a 7 miliardi e 670 milioni. Nel 2014 torna ad essere di 7 miliardi. Nel 2015 e nel 2016 la cifra si attesta rispettivamente a 4 miliardi e 730 milioni di euro e 4 miliardi e 700 milioni. Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, l'Italia ha versato all'Europa 230 miliardi e 675 milioni di euro, incassandone 162 miliardi e 330 milioni.